Come si fa a non innamorarsi del mare? Il sinonimo dell'estate è per eccellenza proprio lui, il mare, che in Italia è uno degli ingredienti immancabili della cultura del territorio e del sentimento nazionale. C'è chi aspetta un anno intero sognando i lidi assolati, le spiagge bianche e gli ombrelloni. Ma forse, soprattutto nelle vacanze estive, non manca certo l'occasione di un brindisi. Una bottiglia in fresco fa la gioia degli italiani a tavola e sempre di più si è fatto strada nei porti sicuri delle bevute di compagnia. Un vino nato per essere conviviale ed abbordabile, non impegnativo e a cui si vuol bene spontaneamente. Il Vermentino, che di mare se ne intende, infatti il rapporto tra questo vitigno e le sponde ricche di salsedine si consuma in tre regioni marittime e vacanziere predilette per la viticoltura: la Sardegna, la Toscana e la Liguria. Nella grande isola sarda, terra di grandi vini, il Vermentino si fa nelle zone di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, in Gallura, e si consuma negli spettacolari luoghi ameni delle vacanze, dalle spiagge selvagge fino ai più lussuosi alberghi del mondo, a Porto Cervo. Nella Toscana dei Grandi Rossi si scende fino alla Maremma Grossetana, nel sud della regione, per trovare appunto il Vermentino di Maremma. Maremma che conserva ancora il fascino intatto del selvatico e del reale, incastonata tra la macchia, antiche roccaforti e spazi immensi che regalano ai turisti la meraviglia a cui brindare, ovviamente, con un bicchiere di Vermentino. In Liguria, al confine con la Toscana, inizia il territorio dei Colli di Luni, che osserva dall'alto il mare e conserva i segreti della luna, che in un tempo arcaico ha ispirato alla viticoltura i romani. Dunque semplice da ricordare, con un nome che è una specie di vezzeggiativo, il Vermentino si offre in tre declinazioni diverse che però sempre di più vanno nella direzione unica di fare breccia nel cuore dei consumatori. Ne abbiamo parlato con tre protagonisti del Vermentino: Francesco Mazzei, presidente del consorzio Vini Maremma, Raffaele Gregu, di Tenute Gregu nella zona nord-est della Sardegna, ad Olbia, e con Diego Bosoni, di Lune, azienda simbolo del territorio dei Colli di Luni. Ma è un vitigno duttile che ha una fortissima caratterizzazione, ma che naturalmente si adatta poi a terroir diversi, quindi abbiamo versioni un pochino più estreme sulla costa sarda e anche all'interno della Sardegna, versioni un pochino più morbide, più agriable, come direbbero i francesi, in Maremma, piuttosto che raffinate e fini in Liguria. Però alla fine c'è un minimo comune denominatore di un vitigno straordinario che si sta facendo conoscere e che sta diventando uno degli elementi di punta sui bianchi italiani anche a livello internazionale. Ma sicuramente la versatilità e il fatto che il Vermentino in ogni territorio riesce a esprimere un profilo aromatico e esprime una personalità proprio del territorio, ecco. Secondo me questa è la chiave vincente. In Sardegna stessa, se dipende dalle aree dove viene prodotto, hai delle espressioni totalmente diverse, ecco. È un vitigno autoctono per noi, un vitigno che è fortemente legato a quest'area e che negli anni ha dimostrato di esprimere veramente valori molto alti dal punto di vista qualitativo, appunto in quest'area, ed è molto interessante scoprirne le caratteristiche differenti, le sfumature differenti che può regalarti in funzione della zona in cui è coltivato, quindi che arrivi dalla zona collinare, dalla zona pedecollinare, da una collina anziché un'altra. Questo territorio è ricco di diversità di esposizione, di suoli, di microclima, e il Vermentino le riesce a raccontare, e quindi nel bicchiere te le può raccontare, ed è bello scoprirle. Proveniente dalla penisola iberica, è arrivato in Sardegna attraverso la Corsica alla fine del 1800 e dai terreni di disfacimento granitico della Gallura, in cui ha trovato il suo habitat ideale, si è poi diffuso in tutta l'isola, dove attualmente occupa una superficie di circa 4.300 ettari per un totale di circa 20 milioni di bottiglie prodotte. In Toscana, per comprendere i contorni del fenomeno Vermentino DOC della Maremma, è sufficiente osservare i numeri.
Lo stesso è passato da 33.700 quintali d'uva rivendicati nella vendemmia 2020 a 37.150 di quella 2021, fino agli oltre 43.000 quintali della vendemmia 2022. Tanto che oggi il vermentino rappresenta il 34% dell'intero quantitativo di uve rivendicate dalla DOC Maremma Toscana, per un totale di circa 7 milioni di bottiglie prodotte. Nei Colli di Luni, la viticoltura è documentata fin dall'epoca romana, quando il vino dell'antica città di Lune era citato da Plinio il Vecchio come uno dei migliori dell'Etruria. Il vermentino è coltivato ormai da tempo immemore e per questo motivo è considerato ormai un'uva autoctona, già di largo successo nel XIX secolo, come testimoniano gli scritti di Giorgio Gallesio in Pomona Italiana, e rappresenta tra le aree del vermentino una chicca che nei prossimi anni vedrà sempre di più una crescita. Evviva il vermentino, il vino dell'estate 2023!